più arrabbiato, più amareggiato, più deluso o tutte queste cose messe insieme? Ma un po' di tutto, perché avevamo iniziato la partita alla grande, il primo tempo si era incanalata nel modo giusto, abbiamo meritato di stare in vantaggio, stavamo giocando molto bene e nel secondo tempo probabilmente ci siamo abbassati un po' troppo e c'è tanta rabbia, un po' di tutto, dai, anche perché c'erano tanti tifosi, abbiamo giocato in uno stadio così la prima volta per l'Atalanta, ci tenevamo a vincere la partita per come si era messa e sentiamo di averla un po' buttato via ed è questo il dispiacere più grande. Avete il cosiddetto return match fra 15 giorni, quindi che cosa imparate da questa partita in vista del ritorno? Queste partite ci danno tanto soprattutto a livello di esperienza, no? Personalità. Adesso li riaffronteremo tra 15 giorni, però di mezzo c'è il campionato, quindi dobbiamo cercare di metterla subito da parte. Sicuramente analizzeremo gli errori per cercare di migliorare nelle prossime partite ed abbiamo subito la testa sul campionato. Davide, non ci si attacca a queste cose, come si dice, però un pizzico più di fortuna anche con l'infortunio di Demiral. Sì, ma purtroppo il calcio è questo, no? Ci sono magari dei momenti in cui ti gira un po' male, dei momenti in cui magari la fortuna ti ridà qualcosa e sicuramente è un dispiacere soprattutto anche per Demi, non sappiamo quello che si è fatto, speriamo non sia niente di grave, però ecco, non dobbiamo cercare alibi, sappiamo che la fortuna viene e va, quindi sicuramente sarà dalla nostra parte, non so, magari il prima possibile, ma noi dobbiamo comunque lavorare per cercare di migliorare e per cercare di non aggrapparci alla sfortuna, fortuna e robe varie. Juan Musso, che peccato! Meritavate qualcosa di più da questa partita? Loro hanno fatto un secondo tempo di tanta qualità, di tanta... Cioè, hanno avuto dei giocatori di tanto valore, rapidi, freschi, che sono entrati anche dalla panchina. È un peccato, non so se meritavamo di più, sapevamo che dovevamo fare gol, prendere i rischi, e fare una grande partita per portare a casa il risultato. L'abbiamo fatto a tratti e poi in altri momenti ci hanno superato. Primo tempo praticamente perfetto, poi nel secondo è venuta fuori la forza del Manchester. Sì, il primo tempo abbiamo fatto tante cose bene, abbiamo giocato bene, siamo riusciti a tenerli, in difesa abbiamo fatto una buona partita. Poi c'è il fatto anche che deve uscire Demi, stava facendo una grande partita, organizzando tante cose, aiutandoci tanto. È difficile entrare in difesa, soprattutto fresco, cambiare qualcosa in difesa così dall'inizio del secondo tempo, quando le cose vanno bene. Però andiamo avanti, ancora a lungo, manca la metà delle partite. Per cercare di passare il turno e sono fiducioso che questa squadra ce la può fare.